Il 23 novembre 1900. 23 novembre 1954. La struttura è in legno, qua in cioccolatura in legno, questa qua è l'oscia di rivelluto, e qua vengono al suonare. C'è quella una sala di 480 posti a sedere. Era appena appena di dislivello. Le poltrone erano, ti ho detto, 450, poltrone, erano sedie di legno. Lì c'era l'ingresso con le scalinate e poi si saliva sopra. Avevamo un operatore come impiegato, una maschera che accompagnava, allora si accompagnavano con la maschera si chiamava, e accompagnava ai posti destinati. La gente tanto si fa a 50 lire, 40 lire, 30 lire i bambini. C'era l'abbonamento di mia madre che voleva assai bene i bambini e delle volte facendo, se non avete i soldi, io avevo un alimentare grande, portate un uovo a testa, un uovo di gallina e io vi faccio entrare. La terza media non sono andato più a scuola perché era attirato assai per il cinema. Mia madre aveva solo me e due ragazze, due sorelle a me. Non sapevano perché prima stavo in cabina e stavo a mettere i manifesti. Pagavano il biglietto, salivano, c'erano biglietti a tre cose, lo staccavamo e entravano dentro. E poi dico, sedetevi dove volete. Pure adesso vengono qua, c'è il numero del posto, però dico, se non c'è occupato, mettetevi a un altro posto. Chi buttava il berretto grande, lo cappiello noi lo chiamavamo in Italia. È occupato, allora si davano pure di mano, noi correvamo noi e le spostavamo, no, perché dico, qua a posti ce ne sono, non vai via la prima fila, fanno male gli occhi. Ma no, non si fanno male più gli occhi, perché poi ti metto la prima fila, è meglio dell'ultima fila, è meglio. Hai capito? Solo facendo questione a polo posto, perché dice che loro stavano in prima fila, ma per pagare più poco, perché in prima fila si pagava più poco. Come... Quando era pieno lo giro, perché noi facevamo prima i biglietti, mia madre stava sempre nel cinema, la cassa, no? Però ho detto perché... Venivano i ragazzini a portare le uova, venivano presto, alle 4 si cominciava sempre. Fino alle 6 è il primo spettacolo, poi alle 8, alle 10 c'è l'altro, e poi dalle 10 a mezzanotte c'era l'altro, spettacolo la sera. Dalle 4 alle 6 facevano film per bambini, dei cartoni animati, e dopo facevamo i film per grandi. E si vendevano le caramelle, non c'era come fare le barre. Era durante l'intervallo finivo tempo e uscivano caramelle e vendevano le caramelle e la gente ci veniva parecchia.
mercoledì c'era poca gente, giovedì, perché facevamo mercoledì, giovedì e sabato e domenica. Poi quando erano i grandi film come Aquarius e Venus, cominciamo a farlo dal venerdì, facciamo due spettacoli la sera come cosa, no? Perché erano lunghi i film. Pane, amore e fantasia, il primo proprio, perché poi uscì Pane, amore e gelosia, Pane, amore e questo uscì, la gente era così. Poi cominciarono a uscire i film storici, i film storici, no? Poi i film di karate, poi uscì a colori, Quo Vadis e Ben Hur, i film storici, i film colossali, no? Uscirono a colori, prima erano bianco, quelli con Ivan Sansone, Amadeo Nazari, erano tutti in bianco nero, perché erano film italiani, non c'erano soldi per fare quello a colori, al Technicolor. Poi uscì il Cinemascope fu bello. L'eroe della Vandea era qua, Amadeo Nazari, no? E uscì quel film che sarebbe al cinema tutto lo schermo, no? Prima si vedeva piccolo a metà, poi uscì il Cinemascope e si vedeva grandissimo. Allora la gente romaniva, non sapeva, diceva è troppo grande, non sappiamo dove guardare a destra e a sinistra, però è bello, è bello, è bello. Studenti venivano a vederlo, i film esteri con gli attori, invece questi ai paesani venivano tutta gente a vedere i film di lacrimogene, lo chiamavano, il film era lacrimogeno. Mica la gente delle volte in sala piangeva, no, con questi film. E allora dice, ma ci ho fatto una capo di pianti, perché c'è parecchie pianti e si era fatto. Non facete più questi film così, perché ci commuoviamo, noi veniamo a cinema per divertirci. Poi uscirono i film di Maciste, Ercole, Sansone, e delle volte si trovavano insieme i film Maciste contro Ercole al San Carlo, un altro locale concorrente, e Maciste contro Sansone da me. Mia madre la cassa, e stava la cassa e faceva entrare a tutti. E dicevano alcune persone, i clienti fissi, e dice, zia Margherita, si chiamava Margherita, dove dobbiamo andare? Maciste qua e Maciste pure l'altro cinema San Carlo. Disse mia madre, disse, il mio Maciste è più forte dell'altro locale, per fare la pubblicità, no? Per farle venire la gente. E la gente veniva da tutti i paesi forestieri. Io andavo primo, cominciavamo il sabato, il venerdì andavo a fare 42 paesi di pubblicità, nella provincia di Salerno, la provincia di Avellino, la provincia di Potenza, a incollare i manifesti affissi a due con
o col camion che avevo, un camion o con la bianchina andavo a fare la pubblicità. E loro vedevano una presentazione, quando fai quel film, quando fai quell'altro film, quando fai un film storico, quando fai un film di Totò, la gente... andavo io in paese e mettevo gli affissi a due per ogni paese e la gente quando mettevo i manifesti tutti quanti intorno, però ogni anno usciva un film diverso e allora la gente, c'è quell'attore diceva che ha fatto I figli di nessuno, ma non dire bugie per non ci far entrare. Sì, quell'attore nei figli di nessuno è morto, come voleva fare un altro film? No, quelli sono attori, non muoiono, fanno finta che muoiono, però continuano sempre. La prova evidente ha fatto un altro film, allora la gente veniva di più, hai capito? Ma quelle che veniva a stare con i film storici. Facevamo ogni venerdì santo, facciamo la passione e morte di Gesù Cristo in bianco e nero, catano le pellicole oggetti, dovevi prenotare alla Casa Cinematografica di a Napoli per ritirarlo un anno prima di farlo. Una macchina da proiezione, non c'erano due macchine, una macchina, poi cambiamo a mettere due macchine nel 60. Che troviamo un'occasione, la mettiamo una a fianco all'altra. Ma prima era a pellicola, c'era la pellicola e allora i film erano lunghi, le prendevamo a Napoli, nei cosi di ferro, i contenitori di ferro, le bobine di ferro pure, no? Prima parte, seconda parte, e poi si univano. E poi noi, dopo una settimana si smontava e si portava a Napoli e si pigliava un altro. A Napoli c'era una zona su Capodichino, dove l'aeroporto, che si chiamava Filmopoli, e c'erano tutte i depositi delle pellicole, perché le pellicole allora erano infiammabili. Se incendiavano, no? Pur avendo l'estintore non ci faceva niente, faceva le fiamme grosse. E andammo ogni settimana a ritirare la pellicola. Ogni venerdì andavamo a Napoli, andavo io, mio padre, chi si trovavano, e andammo a pigliare per una settimana il film. E dopo lo smontavamo, no? E si smontava di nuovo, si mettevano gli scatoli di ferro e si tornavano sempre alla Filmopoli. Ci dovevo andare prima a Napoli, al centro di Napoli, a Piazza Gesù, era lo smistamento. Facevi la bolla d'uscita e andavi sopra a Capodichino a ritirare la pellicola e dicevi fra 7 giorni io lo porto. Poi si spezzava ogni tanto perché le pellicole erano sfruttate al massimo. E c'era l'operatore che erano poco sordo, non sentiva che frischiavano sotto alla sala, no? Allora correva la maschera, che avevamo una maschera che accompagnava la gente nel cinema.
S'arriva su in cabina, stornè, c'è il fuoriquadro, stornè, si è spezzata, si è vista la pellicola, so. Poi delle volte sbagliava a metterla a unire, prima si univa con l'acetone la pellicola che era infiammabile, sbagliava a incollare, invece mette la prima parte, dopo la seconda parte misero la terza parte. Allora per trovarsi sopra con la gente, noi e loro, dice no, quello sognava, quello invece aveva sbagliato a montare il film, hai capito? C'è il Dolby Stereo, si sente perfetto, pure che non si, uno non sente, sente sempre perfetto, e sente perfetto, perfetto. Prima c'era l'eco, quando uscì, prima di uscire il Dolby Stereo, c'era l'altoparlante, allora l'altoparlante del cima non era rivestito, ma questo qua con i materiali adatti, faceva l'eco, ti sentiva uno, due voci. E allora poi cominciò la stessa roba acustica, cominciò lo Dolby Stereo, e allora la gente si è ciuccata. A noi ci ha rovinato la televisione. La televisione, come uscì la televisione, se ne scese il 40-50% come gente che non veniva a cinema. Io lo vedo gratis a casa, io lo vedo gratis, che non è che si fa parecchio, si fa 40 lire e 50 lire, 40 i piccoli e 50 i grandi. Però venivano sempre, perché là dentro si faceva l'incontro di tutti quanti i paesani. C'era un sacco di gente e non è successo niente, perché il cinema era fatto antisismico, a volte andava avanti e indietro, però non è successo niente. La gente, certe persone non sono accorte nemmeno che tremava. La gente gridava solamente, però non si è mosso nessuno e non è successo niente. No, nemmeno un muretto, perché là era fatto a pilastri e poi rivestiti di blocchi. Si muovevano le sedie, alcuni dicevano, sembrava che le sedie erano sul palco e scendevano. Dicevano la gente, guarda come sale e scende le sedie. Sono salite sul palco e poi sono scese. Ce l'hanno chiuso il locale, abbiamo dovuto rendere antisismico. Lesionato, però non si è fatto male a nessuno, né tampoco è successo qualche ferito. Però era fatto bene. Thank you.
se la maglietta la faccia quel sapore mi ha fatto innamorare che sta semplicità. Ma tu non mi dai retta, ti sei da ciguaglione e non la tiene ancora l'età per fare l'amore. Tu 15 anni, ma sei già donna, anche se piccola d'età. Non sa già ancora, nemmeno l'ombra, e da me ti sente già. La gente che è venuta con Titani era imparagonabile con gli altri, era grandioso, battevano le mani alla fine quando finiva il film, no? Poi che successe là? Il locale era fatto con le grondaie che erano all'interno del cinema, le grondaie dall'acqua, dagli scarichi. Mentre stavano vedendo il cinema, là dentro piove nella sala d'orma, dico no, quelli sono gli effetti, che non basti niente, è affondato e esce da fuori lo schermo, esce e poi sembra che è bagnato col piove. Io invece sapevo che era bucato il canale, scendeva giù e faceva tanto l'acqua di 10-5 centimetri, meno male c'erano gli scarichi e se ne andava. I pianti che si hanno fatto la gente, era una cosa spaventosa. Venne tornatore e voleva che io facessi l'attore. Dico, ma qua attore, io non so ciò fa l'attore, io tengo, faccio l'esercente, l'operatore, ma non è cosa. E voleva sapere la storia che mi sto facendo adesso qua con voi. E mi fece la dedica a... lui regista, ce l'ho là esposta in sala, non in sala, all'ingresso, no, a Lelino, il proprietario del cinema nuovo.